hai mai pensato di farti scomunicare? Beh, per farlo potresti nominare un vescovo tuo amico in un atto di generosità, promettere di organizzare una santa crociata per poi rimangiarti la parola all'improvviso, provare a corcare di mazzate il Papa o fondare una tua chiesa nel tentativo di fargli concorrenza. Puoi occupare Ferrara! Scelta pessima, qua ti scomunicano pure tutti i concittadini. Toccategli tutto ai papi, ma non Ferrara. Potresti andare in giro per l'Italia a far messa senza autorizzazione, imbrattare un'immagine di Gesù Cristo o abortire. Abortire, sì, già. Puoi provare ad annettere lo Stato Vaticano all'Italia, profanare la Santissima Eucaristia facendoti sorprendere da un prete mentre sgranocchi beato un pacchetto di ostie per soddisfare un languorino pomeridiano, o diventare comunista. Cripio! Puoi farti prete per assolvere un amichetto con il quale hai compiuto atti impuri in preda agli ormoni adolescenziali, provare a far arrestare il Papa, oppure potresti firmare un foglio. Il 25 ottobre è lo sbattezzo day, la giornata nazionale per lo sbattezzo, l'atto con cui si comunica formalmente di non appartenere più alla Chiesa Cattolica. Con lo sbattezzo mandi un chiaro segnale alle autorità politiche ed ecclesiastiche, rivendichi un'identità laica e formalizzi uno stile di vita slegata dalla Chiesa Cattolica. E se lavori in Austria o Germania, sei anche fortunato perché risparmi qualcosina, visto che lì si pagano le tasse ecclesiastiche. Io l'ho fatto e devo dire che va tutto bene. Per ora. Per farlo, basta che ti rechi presso un circolo UAR per essere guidato passo passo, o se sei un pigrone, basta una raccomandata. Ti lascio un link in descrizione. Siamo UAR, gli artigiani della... L'hanno già usata quella. Costruito intorno a te? Anche...